Great Big Story. Per andare a casa dei pesci, dove si deve andare? Qua a sinistra c'è un ponte, non ci andate, andate a destra. A destra sarà un paio di 100 metri, 150 metri. Questa era la casa di mio padre. Così dovrebbe partire anche un percorso sulla memoria di una persona, dal luogo dove è nato. Non lo so perché non sono mai venuta prima, però l'importante è che prima o poi ci sono arrivata. Non volevo che le persone mi chiamavano per cognome, persino al liceo non volevo che mi chiamavano per cognome. Sentivo che questo cognome non era mio per certi versi. Sai qual è la verità? È che forse per tanti anni pure io mi sono vergognata del cognome che portavo. Nel 1970 in Italia iniziano gli anni di piombo. Per 10 anni le strade vengono insanguinate da un gruppo armato chiamato Brigate Rosse. Sono l'organizzazione terroristica più pericolosa d'Europa. Fino al 1981 compiono migliaia di attentati. Uccidono centinaia di persone, portando l'Italia sulla soglia della guerra civile. Nel 1980 finisce in manette Patrizio Pecci. Ha 27 anni, è uno dei capi della sua organizzazione. I giornali lo considerano uno dei 20 uomini più pericolosi d'Italia, ma non crede più nella rivoluzione. Per questo pagherà un prezzo altissimo. Ti impiccheremo con le tue budella. Ti affogheremo nel tuo sangue, boia, bastardo, verme. Infame. Patrizio Pecci non fa più caso agli insulti che sente urlare ogni volta che entra in un'aula di tribunale. Aveva condiviso tutto con loro. Pane e pistole. Ma non riesce a provare nulla per quelli che erano i suoi compagni. Patrizio è accusato di 7 omicidi, 17 ferimenti e decine di reati. Ma non lo preoccupa. Sa che la sua pena più grande sarà quella di non appartenere più a nessun mondo. La gabbia in cui si trova segna il confine tra il mondo che voleva distruggere e che non dimenticherà mai ciò che ha fatto e quello che voleva creare, per il quale sarà per sempre Patrizio l'infame. Tutto era iniziato a Milano, nell'autunno del 1970, quando 2 studenti di sociologia, Renato Curcio e Mara Cagol, incontrano Alberto Franceschini, un militante deluso del Partito Comunista Italiano. Insieme fondano le Brigate Rosse. Dopo aver scontato 18 anni di carcere, oggi Franceschini lavora per un'associazione culturale. Le Brigate Rosse sono un'organizzazione che aveva una cultura, diciamo, rivoluzionaria comunista, che si è mossa poi sul terreno della lotta armata per raggiungere degli obiettivi che in realtà andavano oltre
l'affermazione della democrazia, ma che erano obiettivi di comunismo, di una società radicalmente diversa. E credo che le Brigate Rosse in Italia hanno avuto un rapporto con le realtà sociali che è stato molto più profondo di quanto non sia successo in Germania con la RAF o in Francia con Action Directe o gruppi similari. Basta solo pensare che alla fine degli anni 70 in carcere per reati connessi ad attività di terrorismo c'erano circa in Italia 4.000 persone. Le BR cercano l'appoggio degli operai. L'organizzazione realizza decine di azioni di propaganda senza nessuno spargimento di sangue. Nel 1974 sequestrano e rilasciano Mario Sossi, il giudice che sta processando alcuni compagni finiti in carcere. Il generale dei carabinieri, Carlo Alberto Dalla Chiesa, riceve dal governo l'incarico di fermare i terroristi. L'8 settembre 1974 i fondatori delle BR incontrano un ex francescano che vorrebbe unirsi a loro dopo aver fatto la guerriglia in Sud America. È una trappola del generale Dalla Chiesa. La prima generazione delle Brigate Rosse è in manette. Mario Moretti prende il comando dell'organizzazione. Gli atti di violenza si moltiplicano in tutta Italia. Nel 1978 Moretti porta l'attacco direttamente al cuore dello Stato. Un comando delle BR sequestra Aldo Moro, uno degli uomini più potenti d'Italia, il presidente della Democrazia Cristiana, il partito di maggioranza che governa il paese. I cinque uomini della sua scorta vengono massacrati. La polizia dirama un elenco di ricercati. Accanto alla foto del grande capo delle BR c'è quella di Patrizio Pecci. Ha 25 anni ed è considerato uno dei 20 uomini più pericolosi d'Italia. Patrizio è cresciuto sulle spiagge dell'Adriatico, tra le palme di San Benedetto, una piccola città di mare in cui l'eco del terrorismo arriva ovattato dal sole e i bagni. San Benedetto, la larga spiaggia scende dolcemente a mare ed è particolarmente adatta alle vacanze con i bambini. L'acqua è cristallina e trasparente, anche in piena estate. La notte la gioventù si incontra per ballare sulla spiaggia. La sorella di Patrizio, Ida, vive ancora oggi a San Benedetto. Siamo una famiglia tranquillissima di paese, di provincia, lavori, vivi, andiamo in chiesa, tutte queste cose normali, andiamo al cinema, cioè per noi era questa la vita, la camminata al corso a San Benedetto, era normalissimo questo. Quindi mia madre faceva la cuoca, mio padre faceva il muratore e quindi noi quattro fratelli piccolini, 7, 8, 9, 10 anni, giocavamo tutti fuori, tutti insieme. Abbiamo chiuso più delle cose, molte le abbiamo buttate perché non le volevamo tenere. Ok. Quando si aprono i ricordi, quando si aprono i ricordi e vengono fuori queste cose, torna tutto in mente, la rabbia, la delusione. Otto anni prima del rapimento Moro, Patrizio ha 17 anni. La vigilia di Natale del 1970, il peschereccio Rodi affonda nel mare Adriatico.
nessuno dei marinai riesce a salvarsi. La maggior parte degli uomini a bordo è nata a San Benedetto e in città la tensione è molto alta. Quando l'armatore dichiara di non voler pagare il recupero del relitto, scoppia una sommossa. I pescatori bloccano la ferrovia e il porto. Vogliono che i corpi dei compagni vengano recuperati. Patrizio studia per diventare un tecnico specializzato, ma scende in piazza al fianco dei pescatori. Alla fine, la nave viene trainata in porto e i corpi dei marinai riescono ad avere sepoltura. La vittoria dei pescatori di San Benedetto cambierà per sempre la sua vita. L'eco delle tensioni sociali che infiammano l'Italia arriva anche sulle spiagge di San Benedetto. Patrizio ha maturato l'animo del rivoluzionario. La lotta armata lo affascina. Vuole portare la rivoluzione tra le palme della sua città e con alcuni amici fonda i PAIL, i proletari armati in lotta. Guardano con ammirazione le Brigate Rosse e cercano di emularle. Bruciano macchine e organizzano qualche pestaggio ai fascisti. Qui a San Benedetto c'erano dei cortei, lui c'era lì, mio padre era contrario, c'erano i fascisti, i comunisti, cioè c'erano queste schermaglie. Noi pensavamo che fossero tutte cose così a livello di ragazzate, ecco. Nazareno Torquati è un amico di Patrizio e con lui ha diviso la militanza politica di quegli anni. Noi abbiamo fatto un antifascismo fisico e l'antifascismo fisico si fa picchiando, limitando lo spazio ai fascisti, no? Come li incontravamo li picchiavamo. E già allora iniziò una selezione fra il compagno che mena e il compagno che invece sta in ufficio. E Patrizio era uno che menava, senza debolezze di coscienza o delle crisi particolari. Io mi ricordo proprio in occasione di una rissa diede una bottigliata a un fascista che già era a terra, tremenda. Noi pensavamo che fosse morto questo ragazzo. Il modo di agire di Patrizio non passa inosservato e le forze dell'ordine iniziano a guardarlo con sospetto. La sua piccola città è troppo lontana dalle battaglie che contano. E nell'autunno del 74 Patrizio si trasferisce a Milano per lavorare in una fabbrica. Qui incontra Mario Moretti. È lui a introdurlo nelle Brigate Rosse. Peci fa di tutto per guadagnarsi la stima dell'organizzazione. Ruba macchine, si allena con la pistola e partecipa all'assalto di una caserma dei carabinieri. Dopo nemmeno un anno, Moretti diventa il capo delle BR e decide di estendere la lotta alle province. Patrizio chiede e ottiene di poter creare un comitato rivoluzionario nella sua città. Tornato a casa per il matrimonio di Ida, trova lavoro in un hotel e inizia a reclutare i vecchi amici nelle Brigate Rosse. La sua prima mossa è un'irruzione negli uffici della Confapi, l'associazione delle piccole imprese. È un semplice atto vandalico, ma per la prima volta si firmano Brigate Rosse. Nei piani di Patrizio, questo è solo l'inizio. Si prepara ad alzare il livello della lotta armata ed entra in contatto con un ex partigiano che gli consegna delle armi. Patrizio vive con i genitori e decide di nasconderle in un appartamento vuoto che il padre aveva in custodia. C'è un momento di sbandamento. Al loro interno probabilmente c'è qualche ragazzo, qualche persona che non ha la capacità di mantenere dei segreti così importanti. Trapela qualcosa e i carabinieri scoprono il primo covo e Patrizio scompare. Mi telefonò mia madre dicendo che aveva i carabinieri a casa, che ci avevano la perquisizione. E ci spiegarono che vennero scoperte delle armi in via Morosini. E subito arrivarono mio fratello perché erano delle palazzine che mio padre, capomastro, aveva chiave e che aveva fatto. E quindi pensava di trovarlo a casa o che noi sapevamo qualcosa, insomma. Patrizio, una volta andato latitante, dopo il fatto di via Morosini, diciamo, non si è più fatto sentire. Patrizio sa di aver varcato il punto di non ritorno. È ricercato,
e torna a Milano per diventare a tutti gli effetti un componente delle Brigate Rosse. Da questo momento in poi, i suoi compagni lo chiameranno Mauro, il suo nome di battaglia. 10 anni più tardi, Patrizio Peci rilascerà la prima e ultima intervista televisiva della sua vita a Sergio Zavoli, uno dei giornalisti più stimati d'Italia. In pratica non possedevo niente. Tutto quello che avevo era l'organizzazione, sia dal punto di vista degli affetti, sia dal punto di vista della casa in cui dove abitavo. Cioè, in sostanza ero lì, ormai era diventato più che un mestiere, cioè, ero dell'organizzazione ma nel corpo. Nel 1977 esplode la contestazione studentesca. Gli universitari scendono in piazza e lo Stato reprime le manifestazioni con estrema violenza. Gli operai sono sul piede di guerra e protestano contro la politica economica del governo. La Fiat è l'industria simbolo della borghesia italiana e diventa uno dei principali obiettivi delle Brigate Rosse. Patrizio si trasferisce a Torino, dove c'è la sede della fabbrica. E dopo nemmeno 3 mesi fa la sua prima azione. Deve azzoppare un capo officina, colpevole di aver maltrattato degli operai. Si guadagna la stima dei compagni sparando 8 colpi che vanno tutti a segno. Nell'arco di 3 anni partecipa a 7 omicidi e a decine di ferimenti. L'Italia entra nel periodo più buio degli anni di piombo. Senta Peci, ammesso che si possono fare graduatorie di questo tipo, c'è un omicidio che ne pesa più di altri sulla coscienza? Sì, beh, uno più di altri. Sì. È quello di un dirigente della Lancia che si era andati per azzopparlo e poi il compagno che doveva sparare sparò tutto il caricatore. Cioè, normalmente quando si colpisce qualcuno alle gambe il personaggio urla. E questo urlava effettivamente all'inizio e insomma diciamo che mi pesa di più perché andando via mi si è un po' girato il sangue perché c'era qualcosa che non andava, cioè ho sentito questo che non urlava più. L'escalation della violenza raggiunge il suo apice con il sequestro di Aldo Moro. La foto di Patrizio finisce su tutti i giornali d'Italia. Sul giornale c'erano diversi nomi e si faceva anche il nome di Patrizio Peci, che noi tutti con gli occhi da fuori, ma questi sono pazzi, ma che dicono? Mio padre ha sbarrato gli occhi, noi ci siamo riguardati e dice, ma che è sta storia, ma com'è possibile? E quindi è cominciata, diciamo, la cosa pubblica di questa situazione. Dopo 55 giorni, il corpo di Moro viene ritrovato nel bagagliaio di una macchina. L'Italia è sconvolta. Lo Stato si affida ancora una volta all'uomo che aveva arrestato i fondatori delle Brigate Rosse. Il generale Carlo Alberto dalla Chiesa viene messo a capo del gruppo speciale antiterrorismo, un gruppo di uomini con un unico obiettivo: sconfiggere le Brigate Rosse. Generale dalla Chiesa, secondo lei è più il timore o l'odio che i brigatisti hanno per lei? L'odio è un lusso che non credo si possano permettere. Sanno che può condurli a qualche errore o a qualche gesto temerario. Per quanto riguarda il timore, io so benissimo di essere il rappresentante o un servitore dello Stato che loro non accettano. Ma è anche vero che sono espressione, sia pure modesta, di un'arma e di valorosi carabinieri che loro fanno bene a temere. Lo Stato approva leggi speciali antiterrorismo che garantiscono ampi margini d'azione agli uomini del generale. Nel dicembre 1979 la polizia arriva nel quartier generale della colonna torinese delle BR. Patrizio riesce miracolosamente a scappare, ma tutti i suoi compagni finiscono in carcere. L'organizzazione reagisce.
La direzione strategica delle BR si riunisce in un appartamento di Via Fracchia a Genova. Ci sono tutti i capi dell'organizzazione. Patrizio è tra loro. Devono reagire alle nuove mosse dello Stato e pianificano quello che definiscono il benvenuto al generale. Il mese successivo i terroristi scatenano un'offensiva contro l'arma dei carabinieri che porterà a 5 omicidi. Patrizio torna a Torino per ricostruire la sua colonna, ma è rimasto solo e vive nella fobia di essere catturato. C'era un decreto di perquisizione in un'abitazione di Piazza Vittorio e mandammo due sottufficiali tra i più esperti del reparto di Torino, antiterrorismo. E mentre sono lì, bevevano il caffè, vedono passare il pesce. Allora escono, lo fermano, lo ammanettano, lo caricano sull'auto e lo portano in caserma. Quando usciamo e vediamo movimento lì davanti al nostro reparto, e corrono questi due ufficiali, abbiamo catturato pesci. Pesci. Il generale è rimasto. Ma davvero, pesci, ma in persona? Sì, sì, è lui. La carriera rivoluzionaria di Patrizio termina il 19 febbraio 1980. Mio fratello è stato un attante tanti anni. Quando noi abbiamo saputo dell'arresto, è stata una liberazione, era finita. Ci dispiaceva che era finita in quel modo, però era finita. Allora io e Roberto andammo a Torino perché c'era il processo di direttissima e quindi noi lo vedemmo da lontano. Patrizio è un duro e segue la prassi dei brigatisti. Si dichiara prigioniero politico e, come tutti gli altri prima di lui, non parla con i giudici. Viene trasferito nel carcere di massima sicurezza di Cuneo. Con una borsetta piena di vestiti che avevamo preso perché mamma voleva che portavamo i vestiti perché il figlio non c'aveva niente, andammo a Cuneo, passa un blindato della polizia, si aprono le porte del carcere e si richiudono. Nel frattempo, nello spioncino del carcere di Cuneo, si è affacciato mio fratello dicendo: mamma, come sta? La prigione di Cuneo è il luogo dove vengono mandati i criminali più pericolosi d'Italia. Lei è stato accusato di 7 omicidi, 17 ferimenti, decine di altri reati. Quale ruolo ha avuto negli episodi più sanguinosi? Innanzitutto li ho decisi in una riunione in una direzione di colonna e ad alcuni ho partecipato personalmente, però senza mai sparare. Comunque non vuol dire niente il fatto che non abbia sparato. Com'era in quei giorni? Ma di solito quando arrivavano questi brigadisti erano tutti torvi. Non ci guardavano neanche in faccia, non salutavano niente, non rispondevano neanche alle domande. Angelo Incandela era il comandante delle guardie carcerarie. I detenuti lo chiamavano il boia. Il suo compito era quello di spiare e ammorbidire i prigionieri più duri. Lui era in cella, isolato, e io ogni tanto lo andavo a guardare attraverso lo spioncino, no? Quel giorno lì era poco giorno, perché l'ho visto supino sul letto, con le mani dietro la nuca, che guardava il soffitto. Dico, questo è in ditta, perché questi fuori hanno ammazzato, hanno fatto, ma il carcere non lo conoscevano, la durezza di stare chiusi dentro a quattro mura 24 ore su 24 ore. Allora disse alla guardia: apri la cella, dai. Buongiorno. Non mi rispose, mi guardò così, sempre sdraiato sul letto. Dico: come va? E mi disse questa parola che, detta da un brigadista, è dura. È dura, dissi, invece. Beh, dico, sei all'inizio, dico. Però dico, può diventare molli, sì, come hanno fatto certi compagni tuoi e come stanno facendo. Che cosa? E dai, lo sai, pece, non mi fare, io ho brefato qui. Stanno collaborando, i familiari che prendono soldi, non era vero, io non sapevo niente. Allora si è seduto. Quando l'ho visto che era attenzionato più o meno, dico, questo qui, e dico, a proposito, Patrizio, lo possiamo riprendere questo discorso? Pece, devo andare a fare una telefonata. Lo lasciai lì.
prima di essere arrestato, che ero ancora nelle BRI, cominciato ad avere dei dubbi. 2 o 3 mesi prima di essere arrestato, questi dubbi erano più marcati. Probabilmente per le mazzate che avevamo preso in termini di repressione, nel senso che avevano arrestato quasi tutti, avevano fatto degli arresti a Torino. La mattina, dice il brigadiere, io voglio parlare col comandante. Mi è venuto un tremolio addosso, veramente, era agitato, mi sono agitato subito. Lo porto, si siede. Dimmi. No, voglio riprendere quel discorso, se io... Dico, ma vuoi collaborare? Parliamoci chiaro. Se tu vuoi collaborare, io ti porto la persona giusta. Non è stata una scelta fatta così a... diciamo... velocemente, senza pensarci. Cioè, io ho passato più di una settimana a riflettere su queste cose qua. Chiamai il generale dalla chiesa. Cosa c'è? Proprio così. Dico, c'è che pensi così, così, così. Vai a cagare, mi disse. Non ci credeva. È la prima volta che un brigatista dichiara di essere disponibile a parlare. Dalla Chiesa sa che questo potrebbe essere un momento fondamentale per la lotta al terrorismo e inizia a trattare con Patrizio. Il generale mi promise di... prima di tutto l'incolumità all'interno del carcere. E poi? Ecco, una volta fuori mi avrebbe dato una mano a trovare lavoro. Dalla Chiesa non sa se può fidarsi di Patrizio e gli chiede una prova. Peci gli indica il covo di via Fracche a Genova, dove qualche mese prima l'organizzazione aveva pianificato il benvenuto al generale. Quando i carabinieri suonano alla porta, i brigatisti aprono il fuoco. Si scatena il finimondo. Le 4 persone all'interno della casa vengono massacrate. 2 di loro, Piero Panciarelli e Lorenzo Betassa, erano intimi amici di Patrizio. Il generale dalla Chiesa non rinuncia a sfidare le Brigate Rosse e si fa fotografare in questo modo. Dopo la strage di via Fracchia, le Brigate Rosse iniziano a farsi delle domande, ma non hanno ancora il sospetto che Patrizio possa aver tradito. In gran segreto, Peci inizia ad essere interrogato. Alberto Bernardi è uno dei primi magistrati ad ascoltare le sue rivelazioni. Questa è la prima storica pagina. Quando ci descriveva gli omicidi, ci faceva anche lo schizzo. Dove era messo lui, dove era messo Tizio, dove era messo Caio. Abbiamo imparato in quei 4-5 giorni delle cose che in anni non eravamo riusciti a capire da soli. E questo stava a dimostrare l'allora forza delle organizzazioni terroristiche compartimentate che soltanto potevano essere sconfitte entrandoci dentro e non dall'esterno. Il giudice Caselli è il procuratore generale di Torino. Nel 1980 raccolse le prime confessioni di Patrizio, autorizzando le operazioni di Dalla Chiesa. Le Brigate Rosse lo considerarono, al pari del generale, uno dei loro peggiori nemici. La collaborazione di Patrizio Peci, il primo pentito di Brigate Rosse che trascina con sé tanti altri pentiti, avviene senza che ancora vi sia una legge dello Stato che prevede misure di favore per chi collabori con lo Stato medesimo fornendo un contributo rilevante per lo smantellamento di quelle macchine di morte. C'era soltanto la prospettiva, la speranza, la possibilità di una legge. Il primo verbale di Patrizio Peci in Cambiano si apre proprio con la frase: collaboro perché non ci credo più, collaboro perché voglio fermare questa macchina di morte, collaboro anche perché il generale della Chiesa mi ha detto che è in cantiere una legge che potrebbe aiutare chi si pente a ricostruirsi una vita. Poi il generale disse: guardi, io ci credo alla legge sui pentiti e mi farò carico rispetto ai politici di portarla avanti. Diciamo, questa è un po' un'altra promessa, diciamo, che mi ha fatto. Peci viene trasferito nel carcere di Pescara,
a 70 chilometri da San Benedetto. Qui finalmente può mettersi in contatto con la sua famiglia. Patrizio ci telefonò dicendo: se volete mi potete venire a trovare. E andammo e lui ci disse che lui aveva deciso di collaborare. Ci disse i motivi perché aveva parlato e che lui aveva una fidanzata e che ci viveva praticamente a Torino. E lui ci chiese di contattarla telefonicamente per dirgli che lui aveva fatto questa scelta, cioè se lei si sentiva di corrispondere a questa scelta o meno. E lei è venuta giù, noi l'abbiamo ospitata a casa di mia madre, gli abbiamo spiegato la situazione che Patrizio aveva collaborato con i carabinieri e lei è rimasta male perché non si aspettava una cosa simile. Secondo lei era impossibile. Poi la sera ripartita ha detto: io ci ho pensato e non accetto la linea di Patrizia. Maria Rosaria Roppoli è sconvolta. Aveva amato Patrizio. Gli avrebbe dato un figlio se le BR non l'avessero costretta ad abortire per poter rimanere nell'organizzazione. Non riesce ad accettare che il suo uomo sia diventato un traditore. Rinuncia alla protezione che Patrizio avrebbe voluto offrirle e, uscita da casa dei Peci, si consegna alla polizia. L'ex donna del pentito rivela ai compagni in carcere che l'uomo che aveva amato è un traditore. Da questo momento in poi, Patrizio Peci diventa per tutti l'infame. Le rivelazioni di Peci sono un colpo durissimo per le Brigate Rosse. 70 persone finiscono in carcere. Più della metà dei nascondigli vengono scoperti. Il pentito inizia a girare l'Italia per testimoniare nei processi contro i suoi ex compagni. È stata la dimostrazione, ad un certo punto anche pubblica, che personaggi di grande rilievo come esso Peci, nella teoria e pratica della lotta armata, del brigatismo, non ci credevano più. Consideravano questa esperienza fallita. Ma non mancano le polemiche. Molti non sono d'accordo che un killer possa ricevere dei benefici se tradisce i suoi compagni. Lo stesso presidente della Repubblica, Sandro Pertini, dirà di Peci: è un uomo di poca fede, non un rivoluzionario. Ha parlato. Vuol dire che non ha ideali. Cosa significava la morte? Ecco, una cosa che per noi di fatto non aveva valore. Noi vedevamo la morte come un atto di giustizia. Era questo, punto e basta. Il nostro era un mestiere a un certo punto. Cioè, si usciva di casa, per me, almeno per quel che riguarda, era un mestiere. Esatto, era il mestiere di uccidere il presidente. Era questo. Guai se non ci fossero le preoccupazioni di carattere morale, i dubbi e le perplessità. Chi sbaglia paga. Qualcuno può dire: il discorso si chiude, non voglio sentire altro. Essendo organizzazioni clandestine imperniate tutte quante sul segreto, per entrare dentro, disarticolare, questi segreti bisogna conoscerli. E te li può raccontare soltanto uno che è stato brigatista e che, essendo stato brigatista, ha anche ucciso. È una medicina amara da inghiottire, ma è indispensabile, è necessario inghiottirla, altrimenti, ripeto, si gira intorno. Il pentimento di Patrizio apre una voragine nell'organizzazione terroristica. La sola speranza che lo Stato possa approvare una legge che garantisce riduzione di pena a chi collabora spinge altri compagni a seguire l'esempio dell'infame. Dopo nemmeno un anno dal suo arresto, le forze di polizia arrivano a Mario Moretti, l'inafferrabile capo delle BR, l'uomo che con il suo carisma era riuscito a tenere unite le diverse anime del movimento rivoluzionario. È la fine di un'era. Le BR si spezzano in tre gruppi. Il più violento è il partito della guerriglia a fronte delle carceri, comandato da Giovanni Senzani. Giovanni Senzani è un professore di criminologia, esperto in gestione delle carceri. Prima di entrare in latitanza era stato sul libro paga dello Stato, come consulente del Ministero di Grazia e Giustizia. Credo che Senzani avesse anche dei tratti un po' di megalomania, credesse di essere il Lenin italiano, insomma, questa è una mia
pura interpretazione, no, dell'evento. Però è una cosa che ho notato in vari soggetti, quello che a un certo punto scatta un meccanismo in cui tu ti ritieni molto più importante di quanto in realtà non sei. Le Brigate Rosse di Senzani raccolgono l'ala più dura del gruppo terroristico. Per lui l'unica cosa che conta è raggiungere gli obiettivi che si è prefisso. Punire i compagni che si sono venduti allo Stato, bloccare la legge sui pentiti e distruggere i suoi nemici più pericolosi, il giudice Caselli e il generale Dalla Chiesa. Questa era casa mia. Mi chiamo Roberto Buzzatti. Avevo 23 anni. Ero un irregolare delle Brigate Rosse, partito guerriglia. Di mattina lavoravo in officina. Di notte aiutavo la rivoluzione. Nella primavera del 1981, Giovanni Senzani mi aveva detto che l'organizzazione stava preparando una campagna contro i pentiti. Ci sarebbe stato un sequestro e c'era bisogno di una casa. Persona la che mia. Potrebbe essere stata vista allontanarsi velocemente. A maggio di quell'anno venne fatta una riunione. Venne tutto il meglio della colonna romana. Stefano Petrella, Ennio Di Rocco, Natalia Ligas ed il professore, naturalmente. Il professore ci disse che avremmo dovuto sequestrare Roberto Peci, il fratello di Patrizio, l'infame. Dovevamo dimostrare agli italiani che il pentimento di Peci era un'invenzione dello Stato, una strategia per distruggere l'immagine delle Brigate Rosse. All'inizio rimasi un po' perplesso. Mi sembrava una sterile vendetta, contraria all'etica del rivoluzionario comunista. Ma il professore rispose che le cose non stavano come sembrava e che l'organizzazione, attraverso fonti assolutamente certe, aveva scoperto che il vero traditore era proprio Roberto. Roberto Peci ha 3 anni meno di Patrizio e vive a San Benedetto con sua moglie Antonietta. Mio fratello purtroppo in quel periodo non è che aveva tanti soldi, perché si era appena sposato e aveva cominciato allora a lavorare. Infatti abitava sotto casa di mia madre in un locale che prima era un garage che avevano sistemato. Nel 1981 Roberto lavora come antennista nel negozio dei fratelli Danna. Era in un momento in cui stava costruendo la sua vita, perché stava mettendo su casa, la moglie era incinta. Quindi è il classico periodo in cui uno fa progetti, fa sogni per la vita a venire. Roberto è questo qua. Lui subiva moltissimo l'influenza del fratello, che aveva una personalità più spiccata, più aggressiva. Roberto, che io reputavo e reputo ancora dopo tanti anni più intelligente del fratello, aborriva la violenza fisica, nel senso il contatto e le botte, cioè fare a botte era una cosa che doveva fare, ma per lui era penosa. Finita la scuola, Roberto aveva fatto domanda per entrare nei carabinieri. Far parte dell'arma significa avere uno stipendio fisso e la sicurezza economica, ma non lo accettano, perché suo fratello è già noto per essere un militante politico. Fatica a trovare un posto di lavoro. È arrabbiato. Quando Patrizio torna da Milano e gli chiede se è disposto ad aiutarlo a cambiare il mondo, lui accetta. Nell'autunno del 1976 Roberto aiuta il fratello nell'azione vandalica ai danni della Confapi di Ancona. Un'irruzione di alcune persone, no? Due scritte sul muro, non fecero violenza a nessuno, no? Quindi una pura dimostrazione di coraggio nel fare questo tipo di azione. Ma dal punto di vista politico è una cosa ridicola. La bravata finisce sulle prime pagine dei giornali locali, ma le forze dell'ordine non riescono a risalire agli autori. 2 mesi dopo i carabinieri scoprono le armi che Patrizio aveva nascosto e arrivano a casa dei Peci, dove però trovano solo Roberto. Da quel momento sono cominciati i guai anche per Roberto, perché praticamente lo continuavano a chiamare, lo continuavano a chiedere se sapeva dove sta il fratello, qua e su e giù, tutte queste cose così.
Roberto era completamente fuori da questo giro, certo, considerava il fratello un idolo, cioè sai, una cosa fuori dalla latitante, però non faceva parte assolutamente né delle Brigate Rosse né di altri nuclei, chiamiamoli, non so nemmeno dire come. Roberto non ha l'animo del rivoluzionario e quando il fratello va in latitanza si distacca completamente dalla politica. Si trova un lavoro e una fidanzata con cui costruire una famiglia. Ma essere il fratello di uno degli uomini più ricercati d'Italia gli comporta non pochi problemi. Nel novembre del 1979 Roberto finisce in carcere. I carabinieri lo accusano di aver partecipato 3 anni prima all'atto vandalico alla Confapi. Viene trasferito in un carcere di massima sicurezza per terroristi. Quando fu arrestato Roberto, io al mattino presto andai sulla casa di Roberto, c'era anche la madre, dicendogli: guarda, mo chiamo l'avvocato, ci diamo da fare ed altro. Inizialmente ci fu un assenso. Poi nel pomeriggio, quando tornai, mi pregò di non fare niente. Tant'è che dopo 3-4 giorni fu liberato. Probabilmente qualcuno o qualcosa l'ha scagionato. Mentre gli altri componenti dell'azione alla Confapi rimangono in carcere e verranno poi condannati a 7 anni, Roberto esce dopo pochi giorni. Quando lui uscì, tutti quanti dicevano che era uscito perché aveva parlato, ma lui non sapeva assolutamente niente, niente di niente. Noi ci mettiamo l'avvocato, abbiamo detto: ma vedi un po', ma che succede? Cioè nemmeno lui sapeva che cosa era. Dopo 3 giorni è uscito. E da quel momento in poi, fino all'arresto del fratello, i rapporti si sono diradati. Non ha più vissuto la piazza nel giro. Poi questo fa il pentimento, no? E allora i rapporti sia con Roberta che poi con la famiglia proprio scompaiono. La notizia del pentimento di Patrizio è uno shock per i vecchi amici del suo paese. Ma Roberto non ha nessuna paura di difendere la scelta del fratello. A Samedo circolavano un po' le voci che dicevano: oh, ma adesso il fratello, se non so che questi fanno qualcosa. E più di una volta ne avevamo chiesto a Patrizio dicendo: guarda che si dice così così. Lui ha sempre detto e riconfermato che non è né mafia né camorra, bensì Brigate Rosse. Le Brigate Rosse non toccavano i familiari. E noi di questo ne eravamo sicurissimi, tant'è vero che non prendevamo nessuna precauzione per proteggerci e nemmeno di guardarci intorno. Domenica 7 giugno Roberto va allo stadio. La sua squadra del cuore festeggia la promozione. Purtroppo qualcosa va storto. Un tizzone di sigarette manda in fiamme le scenografie della curva. È una tragedia in cui muoiono 2 ragazze. Roberto è su quegli spalti e si salva per miracolo. Il nostro punto d'incontro era il bar Monello, molto vicino alla strada che avevamo scelto per la trappola. Era una tranquilla giornata d'estate. Sembravamo dei turisti, ma nelle nostre borse non c'erano creme e teli da mare, ma le pistole, un mitra e una bomba a mano. La tensione era altissima. Eravamo pronti a tutto. Quel giorno qualcuno ha telefonato chiedendo di un impianto d'antenna o qualcosa del genere da realizzare in una casa qui a San Benedetto e chiedevano quindi l'intervento di Roberto. E queste persone poi sono arrivate qui, Roberto le stava aspettando, però non sono entrate nel negozio. Roberto li ha raggiunti, hanno dialogato un po', è tornato indietro per prendere alcune sue cose, dopodiché li ha seguiti con la macchina per andare a vedere, a fare questo sopralluogo dove doveva fare questo lavoro. Ero ad un angolo della strada. Dovevo controllare che non passassero volanti della polizia. In quel caso, il mio compito sarebbe stato quello di scatenare l'inferno. La BMW dei nostri compagni arrivò con un po' di ritardo. Subito dietro c'era la Panda Azzurra di Peci. Appena si fermarono nel punto concordato, bloccammo le vie d'uscita. Il professore si avvicinò alla macchina con la pistola nascosta sotto un giornale. L'azione durò solo pochi secondi. Peci non oppose la minima resistenza.
la sera, tardi, mi chiama mio padre e mi fa: tuo fratello non è tornato a casa. Come non è tornato? Ma che stai a scherzare? No, siamo andati già dai carabinieri, non c'è. Prendiamo la macchina e cominciamo a girare sotto San Benedetto per poter capire che cosa era successo, perché i carabinieri lì per lì ci avevano detto anche che ma non facciamo tragedia, probabilmente sarà andato con qualcuno, con qualcuna, cioè non dobbiamo pensare a subito, dopo un bel pezzo che giriamo per San Benedetto, troviamo la Panda Celeste, e chiamiamo i carabinieri e da lì è iniziata questa storia. Il fratello di Patrizio Peci, il terrorista pentito, è scomparso da ieri sera. Roberto Peci, 25 anni, perito elettrotecnico, sposato, non è rientrato a casa a San Benedetto del Tronto. Sulla scomparsa di Roberto Peci c'è il sospetto, che di ora in ora diventa sempre più fondato, che si tratti di un rapimento delle Brigate Rosse. Roberto percorre i 200 chilometri che separano Roma da San Benedetto nel bagagliaio di una macchina. Non ha paura. È un operaio, un proletario. Le Brigate Rosse non possono fargli del male. A metà strada la macchina buca una gomma. Un'auto della polizia si offre di aiutare i terroristi in panne, ma non si accorge di Roberto. Roberto era molto tranquillo. Per tutto il viaggio ci aveva preso in giro per aver bucato una gomma durante l'azione. Era entrato nel mio appartamento con le sue gambe, perché non eravamo riusciti a caricarlo sulle spalle. Aveva sudato molto durante il viaggio e lo facemmo lavare. Poi si sdraiò sulla branda all'interno della tenda. Nessuno di noi mangiò quella sera. Non c'era nulla a casa. Gli avevamo detto che si trattava di un sequestro di 2-3 settimane, che volevamo sapere alcune cose da lui e che quello che ci interessava era che venisse fuori la verità sulla storia di suo fratello. Parlava delle Brigate Rosse e del modo in cui lo avevamo fregato. Ne era quasi ammirato. 2 giorni dopo il sequestro, a Torino c'è il processo contro i compagni di Patrizio. In aula c'è anche Maria Rosaria Roppoli. La sua ex donna legge la rivendicazione del sequestro. La brigatista annuncia che Roberto verrà processato dall'EBR per alto tradimento. Nel comunicato si afferma che Roberto è stato rapito non perché fratello dell'infame, ma perché, come il grande traditore, avrebbe collaborato con lo Stato. Tra lo stupore generale, la Roppoli lancia pesanti minacce agli avvocati di Patrizio. Un giorno un ufficiale dei carabinieri, con fare molto indifferente, mi disse: ma lei è avvocato, gira armato. Io ci ho pensato, ho detto: forse sarebbe il caso. L'attentato contro l'avvocato Antonio De Vita è stato compiuto nell'edificio dove il professionista ha lo studio, in Viale Mazzini. Il legale, che come abbiamo detto è difensore d'ufficio di Patrizio Peci, era in ascensore per salire quando è stato raggiunto da un uomo e una donna. Il comando incaricato di eliminare l'avvocato è composto da 2 dei carcerieri di Roberto, Stefano Petrella e Natalia Ligas. Ho fatto il passo avanti per entrare in ascensore. In quel momento è partito il colpo, mi sono girato e quindi ha preso di striscio alla cosa. Non mi ha scoperchiato il cranio, però sono finito a terra. Avvocato, avvocato, può dirci com'è successo? Dove è successo? Dentro lo studio? È successo dentro lo stiano Dio che... Quindi avevo alzato il braccio come per dire aiuto, mi è tornato indietro e è andata la pistola. Quando quello ha visto la pistola ha chiamato Ligas: vieni, c'è la pistola, spara. Però dovevano darsi il cambio. Io ho messo la mia pistola in linea di tiro, ho sparato 4 colpi. Ha ferito uno degli attentatori? Non ne so niente, assolutamente. Perché l'ha disarmata pure la pistola? Io ho sparato, sì, la pistola è rimasta lì. Io ho solo sparato e mi sono difeso come ho potuto. Scusi, lei è stata... Pace e bene, signori. Arrivederci. I miei amici, sempre molto gentili, hanno commentato dicendo: proprio con te si dovevano mettere. Il
Il fallimento dell'attentato De Vita non ferma Senzani. Il progetto del professore è di impedire che altri compagni possano seguire l'esempio di Patrizio. Senzani si rende conto che la legge che sta per garantire benefici ai pentiti potrebbe rappresentare la fine dell'organizzazione e deve cercare di bloccarla a tutti i costi. Il suo piano prevede di distruggere la reputazione di Dalla Chiesa e Caselli per costringerli alle dimissioni. Gli uomini che hanno inferto colpi mortali all'organizzazione sono anche quelli che stanno cercando di convincere i politici e l'opinione pubblica ad accettare la legge come una medicina amara ma necessaria. Il professore sa bene che per fare questo deve però arrivare nelle case di tutti gli italiani. Questo filmato è stato realizzato in una prigione del popolo durante uno degli interrogatori a cui è stato sottoposto il traditore Roberto Peci. Iniziamo. I brigatisti registrano tutti gli interrogatori di Roberto, ma solo alcuni vengono filmati. Il primo obiettivo di Senzani è quello di dimostrare che anche il fratello dell'infame è a sua volta un traditore. Sa bene che un movimento rivoluzionario non si vendica sugli innocenti e per processare Roberto occorre dimostrare a tutti che anche lui era stato un membro delle Brigate Rosse. La partecipazione all'atto vandalico della Confapi si trasforma nella prova della sua militanza. Verso la fine dell'ottobre 79 venne arrestato per la storia della Confapi di Ancona. Finito l'interrogatorio, i carabinieri vollero parlare con me. Mi dissero che sapevano che mio fratello faceva diverse telefonate a casa e che stava in crisi. È meglio che lo arrestiamo subito, perché altrimenti sarebbe morto in qualche scontro a fuoco. Io risposi che vedevo quello che potevo fare ed in seguito a questo tacito assenso uscì il 2 dicembre del 79. Mi sono sentito costretto a fare catturare mio fratello, perché i carabinieri si minacciavano, avrebbero ammazzato mio fratello appena lo trovavano. Poi, perché nelle telefonate che faceva, anche mio fratello aveva detto diverse volte di aspettare l'arresto come una liberazione. Mi rendo conto di aver sbagliato e per questo mi rimetto al giudizio del proletariato. Senzani ha la prova di cui aveva bisogno. Ora può dimostrare che Roberto ha venduto suo fratello ai carabinieri, ma il processo va avanti. Roberto rivela alla telecamera degli uomini del professore un clamoroso retroscena sull'arresto di Patrizio. Il 13 dicembre di fronte alla stazione di Torino, stazione di treno, stazione Porta Nuova, alle 9 di mattina sulla balaustra dei taxi, 6 o 7 carabinieri che lo portarono in un appartamento civile di Torino, che non so quale. Qui fu portato dentro questo appartamento e fu trattato male. Aspetta un attimo. Tu hai detto che è stato arrestato il giorno 13 alle ore 9 alla stazione dei taxi.
alla stazione di Torino all'altezza del capolinea dei taxi. Il giorno, l'ora e il posto erano praticamente quelli che l'appuntamento che lui aveva dato a te e tu hai passato ai carabinieri. È così? Sì. È quello che il professore stava cercando. Secondo Roberto, Patrizio sarebbe finito nelle mani dei carabinieri già nel dicembre del 79, 2 mesi prima del 19 febbraio 80, data ufficiale del suo arresto. Verso le 12 si dichiarò disposto a parlare. Arrivò dopo 2 o 3 ore dalla chiesa. Gli disse che se diceva tutto sarebbe uscito in pochi minuti, con dei soldi e un lavoro all'estero. Patrizio disse tutto quel giorno. Finito l'interrogatorio, dalla chiesa gli disse: adesso torna a fare quello che facevi prima. Cerca di incontrare più gente possibile. Noi ti pedineremo. Allora Patrizio gli disse: e se devo fare qualche azione? Gli rispose dalla chiesa: falla e non ti preoccupare. È molto più importante quello che stiamo facendo. Ci faremo sapere noi quando dovremo arrestare ufficialmente. La collaborazione di Patrizio sarebbe dunque iniziata ben prima dell'arresto. Per circa 2 mesi, quello che era stato il capo della colonna torinese avrebbe lavorato come infiltrato dello Stato all'interno dell'organizzazione. Secondo le parole del fratello, Patrizio sarebbe stato già un uomo di Dalla Chiesa quando nel dicembre del 79 era stato nell'appartamento di Via Fracchia per pianificare con gli altri capi delle BR il benvenuto al generale e l'omicidio di 5 uomini. Perdura come un alone di mistero intorno al suo arresto. E si è detto anche che lei è stato preso 2 volte, nel senso che dopo il primo arresto le avrebbero chiesto di restare come infiltrato nelle BR. Come andarono veramente le cose? Bisogna che uno si metta un po' nei panni, in questo caso non miei, dei carabinieri. Voglio dire, un carabiniere arresta Patrizio Pecci, che è incriminato, che è ricercato per il sequestro di Aldo Moro, lo arresta e gli dice: ma dici, che ne dici, tu vuoi fare l'infiltrato all'interno delle Brigate Rosse? Io gli rispondo sì e me ne vado. Cioè, con questa frase penso di aver detto un po' tutto. Tutto è possibile, io ci credo poco. Certo che se fosse vero sarebbe gravissimo, perché poi in questi mesi in cui Patrizio Pecci rimase fuori furono fatti degli omicidi, eccetera, quindi in qualche modo ci sarebbe una complicità da parte di certi settori istituzionali rispetto a questi fatti. Patrizio Pecci è stato arrestato dopo un'operazione di polizia giudiziaria trasparente e regolare. Tutto ciò che le Brigate Rosse hanno scritto successivamente, avendolo estorto con maltrattamenti se non con torture a Roberto Pecci, è semplicemente falso. È il tentativo disperato di questi criminali di sopravvivere a se stessi inventandosi delle favole. Tutto qua, niente di più e niente di diverso, assolutamente tutto qua. I carabinieri sicuramente non è che ci dicevano proprio tutto di quello che era la loro attività di investigazione. In un momento così importante come era quello, quando delle Brigate Rosse nulla si sapeva, è anche possibile che sia stato utilizzato in modo informale e di ciò non sia stata avvisata la magistratura. Questo è possibile, però noi magistrati ci basiamo sulle prove e da nessuna dichiarazione, da nessun documento, da nessuna prova risulta un doppio arresto di Patrizio Pecci. Senzani non ha il minimo dubbio su come siano andati i fatti e inizia la sua battaglia per mostrarlo agli italiani. Il professore pensa che il video della confessione di Roberto sia un'arma formidabile per mostrare al paese che lo Stato è corrotto e che i suoi apparati sono i primi a non rispettare la legge. È convinto che una volta dimostrato che Patrizio Pecci non è un rivoluzionario pentito, ma un mercenario al soldo di Dalla Chiesa e Caselli, costringerà i suoi nemici alle dimissioni, bloccando quello che considera il male peggiore: la legge sui pentiti. Le nostre chiacchiere, i nostri discorsi
erano sempre delimitati da quella realtà assurda di una tenda dentro un appartamento. Nonostante tutto, c'era stato un filo sottile di comprensione che ci aveva legato. In lui vedevo il mio futuro, lui in me il suo passato. Tutti e due sapevamo un fatto. Potevamo benissimo essere uno al posto dell'altro. Questo era spaventoso perché incomprensibile. Non potevamo essere amici. Non ci può essere amicizia tra un prigioniero e la sua guardia, ma lo sentivo vicino. Le audiocassette con gli interrogatori di Roberto vengono inviate ai giornali e alla radio. La diffusione delle registrazioni è una delle condizioni necessarie per la salvezza del prigioniero. Una copia della cassetta arriva anche a Marco Boato, deputato del Partito Radicale, uno dei pochi politici che si era dichiarato disposto ad aiutare la famiglia. All'epoca c'era un muro totale delle istituzioni, cioè sembrava che i colpevoli fossero i familiari dei sequestrati. E c'era un muro ancora più totale dei mass media. E ci fu tutta la polemica allora se si dovevano o potevano pubblicare i comunicati delle Brigate Rosse. Ci fu la logica del blackout, non si pubblica nulla, ma questo blackout si tramutò nel blackout totale di informazioni sulla vicenda dei sequestri. La radio del Partito Radicale è l'unica ad accogliere le richieste dei brigatisti e a mandare in onda i comunicati delle BR. Nel 1981 Lino Iannuzzi è il direttore di Radio Radicale. Questa è Radio Radicale, interrompiamo perché qualcuno ha messo nella cassetta del Partito Radicale una cassetta registrata con la voce di Roberto Peci e anche una breve lettera diretta proprio a Radio Radicale. Se la mandavano al Corriere della Sera o alla RAI, è vero, non sarebbero stati presi minimamente in considerazione. È come se li mandassero nella spazzatura, che pensassero a mandarci qualche cosa a noi, era evidente. Ecco la lettera di Roberto Peci a Radio Radicale. Sono Roberto Peci. Vi scrivo perché so che vi siete sempre impegnati a salvare la vita dei prigionieri delle Brigate Rosse. Oggi spero che vogliate contribuire a salvare la mia vita, denunciando gli abusi dei militari come dalla Chiesa e dei magistrati come Caselli. Sono sicuro che rimarrò solo, anche perché non sono una persona influente, ma un operaio. Il silenzio equivale irrimediabilmente ad una mia condanna a morte. Eternamente grato, Peci Roberto. Insieme a questa lettera c'era questa cassetta con la voce di Peci. Ascoltiamola insieme. Sono Roberto Peci, rinchiuso in un carcere del popolo. Ho deciso di dire tutto, di collaborare fino in fondo, perché ritengo che sia la cosa più giusta. Da poco tempo, mi sono accorto dei giorni politici. La confessione di Roberto tocca i cuori degli ascoltatori di Radio Radicale. Ma la verità di un uomo prigioniero non ha l'impatto che Senzani aveva sperato. Le uniche voci che si fanno sentire non chiedono le dimissioni di Dalla Chiesa e Caselli, ma la liberazione di Roberto. Che follia era ormai diventata la lotta armata se eravamo arrivati a questo punto. I dubbi, le contraddizioni cominciarono a farsi sempre più evidenti. Ne parlai a Senzani. Gli dissi che Roberto Peci, più che un grande infame, mi sembrava un poveraccio, un uomo invischiato in un gioco più grande di lui. Lui mi rispose: «Sì, forse è vero, ma nel gioco ci siamo anche noi e dobbiamo seguire le regole, che ci piaccia o no». L'unico rapporto della rivoluzione con i traditori è l'annientamento. Cosa pensi di questo concetto? Il concetto potrebbe anche essere giusto, tanto penso che bisogna analizzare meglio la parola traditore. Che intendi? Cioè, io non mi sento un traditore. Io chiedo che le Brigate Rosse, tutto il movimento, ci pensino bene prima decidere la mia sorte, che comunque accetterò.
quando si è in guerra si uccide. E questo, per quanto sia drammatico, ha un senso. Quello a cui non riuscivo a dare un senso è il trasformare l'agonia di un uomo, sia pure un nemico, in uno spettacolo. Quando chiesi a Senzani il motivo di tutto ciò, mi rispose che la società dello spettacolo vive di queste cose. Noi dovevamo essere in grado di sfruttare queste contraddizioni per riappropriarci dei mezzi della comunicazione. Il discorso aveva una sua logica, ma non potei fare a meno di riflettere che se questo era il prezzo da pagare per essere rivoluzionari, onestamente mi sembrava troppo alto. Senzani vuole che ad esprimersi sulla sorte di Roberto sia tutto quello che lui chiama il movimento rivoluzionario. Prepara un comunicato con cui invita gli operai nelle fabbriche e i compagni nelle carceri ad esprimere il proprio parere sul destino del traditore Roberto Peci. Senzani chiese che i vari prigionieri delle BR si pronunciassero sulla vita o la morte di Roberto Peci. E la cosa che per me risultò allora più incredibile è che il direttore del carcere dove io stavo a Nuoro mi chiamò, mi disse di dirgli cosa ne pensavo io adesso questo Peci e se secondo me Roberto Peci doveva essere ucciso oppure no, al che io ovviamente mi rifiutai di rispondere dicendo che io non avevo sequestrato nessuno, che ero in carcere, quindi non davo nessun giudizio su questa vicenda. Che fossero precettati dal ministero per fare un'operazione del genere, no, mi sembra ancora più assurdo e paradossale, cioè nel senso che noi saremmo stati complici. Tutti gli operai e la stragrande maggioranza dei brigatisti in carcere si esprime per la liberazione di Roberto. Senzani arriva alla sentenza. Agli elementi emersi durante l'interrogatorio, in base all'analisi di questi elementi fatta, le Brigate Rosse concludono il processo a Roberto Peci condannandolo a morte per tradimento. Videocassetta girata dai terroristi viene inviata alla RAI. Senzani sa che il sequestro e il processo a Roberto Peci non hanno alcun senso se il suo messaggio non arriva agli italiani. Nel comunicato con cui annuncia la condanna a morte, Senzani scrive che le Brigate Rosse potrebbero applicare la clemenza proletaria qualora la TV pubblica italiana mandasse in onda la confessione di Roberto. La stampa e le istituzioni si chiudono a riccio. Trasmettere i comunicati dei terroristi significa fare il loro gioco. Ida inizia la sua battaglia per la trasmissione del video. È l'ultima speranza di salvare la vita di Roberto. Ancora una volta è solo Radio Radicale ad ascoltare gli appelli della famiglia. Sono Ida Peci, la sorella di Roberto Peci. Chiedo a Radio Radicale che vengano riletti tutti i verbali che sono arrivati di Roberto e anche quella famosa cassetta dove Roberto racconta alcune cose. Noi non possiamo stare a casa ad aspettare così senza far niente. Cerchiamo tutte le strade che possono essere utili. Al limite noi siamo soli, cioè non è che abbiamo appoggi politici, quindi cercate di aiutarci voi, insomma. Cioè cercate di fare un dibattito su quello che dice Roberto, diffondere dalla Chiesa e ai vari caselli. Da questo dipende la vita di Roberto.
Peci era famoso in Italia, il primo pentito d'Italia. Ma loro invece non per questo assistiti, aiutati, nulla, dei poveracci, molto semplicemente una famiglia proletaria che tirava avanti alla giornata e che si ritrovava a vivere un dramma immenso, molto più grande di loro, in totale solitudine. Per cui quando uno arrivava lì, magari da giornalista, ce n'erano altri di giornalisti, non ero il solo, non riusciva a restare indifferente e loro si aggrappavano. Credo che Ida oggi possa ricordarsi questo bisogno di fidarsi, di affidarsi, di invitarti a pranzo, di chiederti di non andare via e di chiederti di fare qualche cosa insieme, per cui uno tirava fuori il suo taccuino con i numeri di telefono e li abbiamo cominciati a chiamare. Poi ci siamo detti, qui a San Benedetto non combiniamo molto, proviamo a sollecitare qualche politico. E fu così che siamo saliti sulla macchina e da San Benedetto siamo andati a Roma, città che Ida vedeva per la prima volta in vita sua. Dopo 26 anni, Ida torna a Roma per la seconda volta. Allora la città non era solo il centro del potere politico, ma anche il luogo dove pensava fosse prigioniero suo fratello. Un carabiniere, forse solo per tranquillizzarla, le aveva detto che molto probabilmente Roberto era tenuto prigioniero nella capitale. Quando noi siamo andati a Roma, io e mia cognata con questo giornalista, è assurdo raccontarla, però io mi ricordo che andavo guardando tutte le finestre di Roma perché pensavo, dopo tanto tempo, forse hanno lavato la camicetta che porta, forse io la riconosco appesa alla finestra. Pensa che stupidaggine, però era una fissazione. Nell'estate 1981 Sergio Zavoli era il presidente della RAI. L'uomo che 8 anni dopo avrebbe intervistato Patrizio per la prima e ultima volta si oppose categoricamente alle richieste dei brigatisti. Il video fu mandato in onda solo diversi anni dopo. Ora Sergio Zavoli è un senatore della Repubblica Italiana. Ida è venuta a Roma per chiedergli il perché di quella scelta, ma è riuscita ad incontrarlo solo per pochi minuti in un corridoio del Senato. Sono rimasta un po' delusa da Zavoli, che aveva accettato di fare un'intervista con me e poi sul dunque ha preferito non farla con un familiare che poi non ho capito se del pentito o se della vittima del terrorismo, ancora non ho capito. Qualche giorno dopo Sergio Zavoli ha commentato su un quotidiano la visita della sorella di Patrizio e Roberto Peci. Zavoli risponde per iscritto alle domande che avrebbe voluto fare Ida. Afferma che il video non fu trasmesso per non offrire alle BR un formidabile mezzo per intimorire quei giovani che volevano allontanarsi dalla lotta armata. In quel momento storico, mandare in onda il filmato avrebbe significato diventare complice della strategia mediatica con cui le Brigate Rosse avevano iniziato ad avere qualche risultato. L'estate del 1981 è la più calda del secolo scorso. Roma è nella morsa dell'afa. Ida è con Antonietta, la moglie di Roberto, incinta di 5 mesi. Avevano in tasca pochi spiccioli e un unico obiettivo: riportare a casa Roberto. Gad Lerner e Marco Boato non possono e non vogliono dimenticare. Quando cercammo di farla incontrare Ida e Antonietta con il presidente del consiglio Spadolini, c'è stato un muro impenetrabile. Incontrare Ida Peci, sorella e di Patrizio e di Roberto, incontrare Antonietta Girolami, moglie di Roberto Peci, era considerato un cedimento al terrorismo. Cioè, questa è la logica perversa che c'era all'epoca. Dal punto di vista istituzionale non si mosse assolutamente nulla. C'è una totale indifferenza, anche dovuta probabilmente a quel nome Peci, che era pur sempre il nome di un brigatista, un nome dei cattivi. Non era remunerativo per nessuno farsi carico di quella tragedia. Non tutte le tragedie sono uguali.
Da quasi 3 mesi Senzani tiene prigioniero a Napoli Ciro Cirillo, un politico democristiano che ha l'incarico di gestire i fondi per la ricostruzione dopo un terremoto. Le Brigate Rosse lo accusano di non usare quel denaro in favore del popolo e lo condannano a morte. Il 23 luglio il politico viene liberato. Molti aspetti di questa vicenda sono ancora poco chiari. I servizi segreti italiani non esitarono a coinvolgere Raffaele Cutolo, capo della Camorra napoletana, e a pagare un riscatto di 1,5 miliardi di lire per la salvezza del politico. Nel Messaggero dell'84 Cutolo dice che lui ha avuto una parte importante nella liberazione di Cirillo. Lui ha fatto da intermediario tra le Brigate Rosse all'interno del carcere e i servizi segreti e la Democrazia Cristiana sicuramente dell'epoca. Però Cutolo dice anche che era stato contattato all'interno del carcere da questi brigatisti e gli hanno offerto la vita di Roberto. Da quello che poi ho letto, che sono rimasta proprio a bocca aperta, il fatto che i servizi segreti hanno risposto che la vita di Roberto Pece non gli interessava. Ho sempre saputo che nella vita ci sta due pesi e due misure, però così è proprio una cosa che non... Nell'estate del 1981 Ida e Antonietta non conoscono ancora il retroscena della liberazione di Cirillo e vedono la sua salvezza come il segnale che le Brigate Rosse sono disposte a rilasciare i condannati a morte. Abbandonati dalla politica e dai giornali, i Peci si organizzano da soli. Marco Boato e Gad Lerner aiutano le due donne ad organizzare una conferenza stampa per aggirare il rifiuto della RAI di mandare in onda il video. La sorella e la moglie di Roberto Peci, sequestrato dalle Brigate Rosse, hanno tenuto nel pomeriggio a Roma, nella sede del Centro Culturale Mondo Operaio, una conferenza stampa sulle iniziative per ottenere la liberazione del loro congiunto. Quello che potevamo fare, lo abbiamo fatto, hanno detto le due donne. Abbiamo contattato gli operai delle fabbriche indicate dalle Brigate Rosse. Cerchiamo di avere risposte dei detenuti nelle supercarceri. Abbiamo più volte chiesto ai mezzi di informazione di rendere nota la dichiarazione di Roberto. Tutti gli organismi che abbiamo interpellato, ha detto Ida Peci, si sono pronunciati per la liberazione di Roberto Peci. Inoltre i detenuti di Trani, Nuoro e Fossombrone... Nel servizio andato in onda sul telegiornale nazionale non viene riportato che Ida e Antonietta hanno confermato il doppio arresto di Patrizio. Solo a Radio Radicale manda in onda la versione originale. Siamo venuti a Roma da San Benedetto del Trondo, abbandonate da qualsiasi assistenza delle pubbliche autorità, per realizzare quello che ci ha chiesto Roberto nelle sue lettere. Ciò che Roberto Peci ha dichiarato e che noi abbiamo confermato, e cioè che esistono contraddizioni e ambiguità sulle reali circostanze della cattura di Patrizio Peci. Facciamo appello ai politici perché prendano posizione su queste sue dichiarazioni. E infine ricordiamo ancora una volta alle Brigate Rosse che tutto il possibile è stato fatto per andare incontro alle loro richieste e continuerà ad essere fatto nel limite del nostro possibile. Patrizio ha seguito dal carcere le evoluzioni del rapimento del fratello. Dopo la conferenza stampa di Ida e Antonietta, decide di intervenire. Dunque, sono 4 cartelle dattiloscritte, 4 cartelle fittamente dattiloscritte, controfirmate a ogni pagina, Peci Patrizio. Ci sono state recapitate mezz'ora fa da un avvocato dello studio albanese che è alla difesa appunto di Patrizio Peci. L'ex brigatista conferma di non aver avuto contatti con la famiglia prima dell'arresto. Nega di essere stato arrestato 2 volte e di avere lavorato come infiltrato di Dalla Chiesa. Aggiunge che il verbale di Roberto può essergli stato imposto oppure che, fatta balenare al fratello l'ipotesi del doppio arresto, Roberto l'abbia sviluppata per salvarsi. Ma poiché questo sembra oggi un tentativo inutile, Patrizio chiede al fratello di dire tutta quanta la verità. Chiaro che il verbale degli interrogatori di Roberto è un'altra verità detta in una situazione certamente terribile. Nel nord Italia, condizioni di variabilità, con temporali più probabili nelle ore centrali della giornata. Sulle regioni tirreniche, sulla Sardegna...
Il 3 agosto 1981 Roberto viene messo al muro e giustiziato da traditore. Il suo corpo viene ritrovato tra i rifiuti in un casolare della campagna romana, crivellato da 11 colpi. Senzani dà il suo macabro contributo alla società dello spettacolo. L'orrore della sua follia rivoluzionaria viene reso eterno da una macchina fotografica. C'è qualcosa che rimpiange di non aver fatto in quei 54 giorni? Pensa che esistesse una possibilità di salvarlo o no? Io ci penso spesso, ci ho pensato tantissimo, ma si era creata una situazione incredibile dove secondo me le possibilità erano praticamente inesistenti. L'esecuzione di un operaio innocente segna la fine del movimento rivoluzionario. 6 mesi dopo Giovanni Senzani viene arrestato. Con lui finiscono in carcere tutte le BR Partito Guerriglia. Il 6 febbraio 1982 gli altri gruppi delle Brigate Rosse dichiarano la ritirata strategica nei confronti dello Stato. È la fine degli anni di piombo. La lotta armata è sconfitta. Il progetto del professore ha ottenuto il risultato opposto. Dopo la morte di Roberto, gli italiani sono pronti ad accettare la medicina amara della legge sui pentiti. E quello stesso anno il Parlamento italiano approva un decreto speciale che garantisce forti sconti di pena a chi collabora con lo Stato. Decine di persone seguono l'esempio di Patrizio. Tra loro c'è anche Roberto Buzzatti. Roberto Peci, a 25 anni, lascia una moglie incinta di 6 mesi. Sono nata il 16 dicembre dell'81. Mi hanno portato fuori dalla clinica in una valigia, perché fuori c'erano così tanti fotografi che mia madre non voleva che riuscissero a immortalare pure anche me quando ero bambina, cioè appena nata. E quindi mi portarono fuori in una valigia dall'uscita del retro. Non avevo visto mai mio padre compiere dei gesti, non avevo mai sentito la voce di mio padre. Come non so qual è l'odore di mio padre, un giorno casualmente l'ho visto, per caso, facendo zapping tra un canale all'altro, mi sono vista la faccia di mio padre di colpo, in un gesto che è molto strano, che è questo, che ho ereditato geneticamente, anche se non l'ho mai visto fare a mio padre, io faccio lo stesso gesto e l'ho trovato così strano. Tuttora mia madre è ancora molto innamorata di mio padre, vuole molto bene tuttora mio padre. Per lei non è facile neanche affrontare minimamente il discorso, per lei è fonte di tristezza e di sconforto. E quindi in un certo modo ho preferito non chiedere ed aspettare. Il tempo non ha cancellato il dolore. Sono trascorsi tanti anni dall'estate dell'81, ma ancora oggi Ida ha nel cuore l'angoscia di aver ammesso il doppio arresto di Patrizio, confermando la confessione di Roberto. Le parole con cui aveva sperato di ottenere la liberazione del fratello servirono forse a Senzani per giustificare il suo omicidio. Gli assassini di suo fratello sono tornati tutti in libertà. Nel 2004 Giovanni Senzani, dopo una condanna all'ergastolo e 23 anni di carcere, ha estinto la sua pena. All'uscita del carcere ha dichiarato di essere rammaricato per quanto successe allora, di essere dispiaciuto di non avere i soldi per rifondere i danni causati. Ida avrebbe voluto incontrarlo per chiedergli se era esistita anche solo una possibilità di salvare la vita di Roberto, ma non c'è riuscita. Nonostante tutto, non si arrende
e ha deciso di scrivere la prima email della sua vita a Roberto Buzzatti, l'ultima persona che fu vicina a suo fratello. Io vorrei sapere da te la verità. Mi basta anche quella che in cuor tuo pensi sia la verità. Avrei voluto dirti queste cose guardandoti negli occhi. Dopo tanti anni e tante parole ho diritto di sapere. Grazie. È con un certo disagio che mi accingo a rispondere alla tua lettera. Immagino che qualunque risposta non potrà soddisfarti. Mi rendo conto che dire «mi dispiace molto» non serve a nulla. Sono parole vuote di significato. Perché non ho fatto nulla? Oggi avrei voluto. Spesso me lo chiedo perché non ho avuto il coraggio di spezzare la spirale. È difficile. Per quanto senti che la fede in ciò che stai facendo vacilli, è difficile spezzare il vincolo che ti lega ai tuoi compagni. Mi piacerebbe oggi guardarmi indietro e pensare di aver salvato la vita di Roberto facendo qualcosa, ma non potevo. Per quanto avessi già allora la morte nel cuore, non potevo. La storia di quegli anni è così. Piccole meschinità si intrecciano a tragedie che segnano la vita delle persone che ne vengono toccate. Senzani era disposto ad accantonare qualsiasi etica pur di raggiungere i risultati che si era prefisso. Il senso di umanità quando si è in guerra, o si crede di essere in guerra, si accantona, si fa finta di non sentirlo. Roberto è stato ingannato, con l'inganno gli è stata estorta la nostra verità. Sotto pressione rispondeva quello che volevamo sentirci dire. Cercava semplicemente di salvarsi la vita. Ma la possibilità che egli venisse liberato era ipotizzabile solo nel caso che il potere politico avesse ammesso le nostre teorie. In questi anni ho sempre tenuto fede alla scelta di non parlare. L'ho fatto per rispetto alla sofferenza di chi ha perso in quella guerra i propri cari. Non ho cercato di dimenticare. Prima mi sono sforzato di capire e poi di guardare avanti. Non ho parole lenitive per un dolore che dura da 26 anni. Non credo ce ne siano. Porto il mio fardello. È una cosa fra me e Roberto. Chiedere perdono non mi solleva. Questo carico ormai è parte di me. Ti auguro serenità. Sono passati 25 anni e mi trovo sopra al posto dove hanno ucciso mio padre. Cioè, quella casa, casetta diroccata non è più sulla superficie del terreno, ma è sotto. Io non posso credere che hanno ucciso una persona di 25 anni semplicemente perché era il fratello di un brigadista. Penso che anche lì ci sia un fattore di colpa. Che se il fratello di mio padre non parlava, mio padre non moriva. Per quel che avevo fatto c'era la galera a vita. O almeno 30 anni. Sarei uscito, ammesso che fossi uscito, a 57 anni, vecchio, la vita perduta.
E così invece, Peci? E così. Così è ancora più difficile, cioè... This is Great Big Stories.